Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi top 5, 5 glitch divertenti da fare con gli amici. Quindi iniziamo con il primo. Come requisiti ci servirà la motrice del nostro centro operativo mobile raga e un amico che possegga il Chernobog. A questo punto vi recate qua dalla spiaggia, andate a posizionare il Chernobog in quella posizione, mettete in quest'altra posizione la motrice del COM, raga, e poi gli dite al vostro amico di chiudere i cannoni del Chernobog. E a questo punto, sbadabam, raga, verremo sbalzati in aria in una maniera assurda. Quindi a questo punto io passerei col secondo, raga. Ci rechiamo in questa posizione dove praticamente c'è l'ospedale, raga, vicino a Ammunition. E una volta che siamo in questa posizione saremo sul tetto. Una volta che siamo sul tetto, come vedete, giriamo attorno questo muro, raga, e sbada bam, saremo all'interno del muro. Raga, potremmo sparare fuori, potremmo cecchinare la gente, non ci vedranno, e se sparano non ci colpiscono. Ovviamente se arriva magari un razzo o qualcosa che abbia dell'onda d'urto grossa, schiatterete, raga. Quindi prossimo, ragazzi. Allora, questo è carino, l'ho già portato, ma questa è la versione in solo. Prendete un carro Bob, ragazzi, e con la pistola automizer cercate di metterlo poi in questa posizione come sto facendo io. Perché? Perché in quel punto, raga, sotto il vetro è rotto. Perché nella missione della storia, come ben sapete, ci caliamo in quel punto. Quindi capriola sotto il carro Bob, ragazzi, e sbada bam, sbaggeremo il vetro ed entreremo all'interno. Quindi adesso vi faccio vedere, raga, un pezzettino di clip per chi non è mai entrato qua, cosa potete andare a visitare. È una cosa assurda, raga, perché chi non lo sapeva magari o chi non l'ha mai fatto, è veramente divertente. Vedremo tutto il posto bruciato come effettivamente nella storia succede. In alcuni punti potremmo sparare anche fuori, raga, quindi se ci mettiamo col cecchino e proiettili esplosivi passano i laser, ci potremmo buttare giù tranquillamente i laser senza farci rompere i coglioni. Se poi scendete anche al piano di sotto, raga, potrete anche poi lanciarvi e vi vedranno uscire, raga, dal palazzo. È una cosa assurda. Quindi raga, io passerei adesso al quarto. Ci mettiamo in questa posizione sul tetto, guardando, ragazzi, il palazzone davanti a noi. Miriamo con il fucile o la pistola sulla colonna per capire se siamo nel punto giusto. A questo punto start online, avvia attività, ragazzi, create da Rockstar, gara stante, e avviamo la prima. Una volta avviata saremo poi nella lobby. Una volta che siamo poi nella lobby, raga, niente di più semplice, dobbiamo semplicemente quittare. E in questa maniera saremmo spawnati dentro l'appartamento, raga, di cui fa parte una missione della storia. E ovviamente nell'online in teoria non ci possiamo entrare. Tra l'altro guardate che belle le texture, cioè per essere una cosa vecchia era fatta veramente veramente bene. Si erano anche concentrati per fare le cose nel dettaglio, ragazzi, e poi si perdono in tante altre cazzate. Comunque per uscire basta che poi vi uccidete, raga. A questo punto passiamo all'ultimo, che è veramente divertente e io non capisco come possa succedere una cosa del genere. Allora, ci facciamo invitare da un nostro amico nel suo CEO, facciamo un po' di bordello, raga, gli diciamo di attivare corrompi forze dell'ordine. A questo punto cerchiamo di salire dentro una macchina tenendoci, raga, un poliziotto sopra. Quindi, dopo un po' di bordello, siamo riusciti a fare sta cosa e guardate cosa succede, si buggano i poliziotti in una maniera assurda, raga, sembra che hanno gli spasmi psicopatici. A sto punto sono riuscito a salire su una vettura e mi sto portando a spasso il poliziotto. La cosa divertente, raga, che quando finirà corrompi forze dell'ordine ci darà praticamente una stella, come vedete in alto a destra, e noi cosa dobbiamo fare? Semplicemente, raga, andare in giro finché non ci spariscono le stelle.
E a quel punto succederà che abbiamo lo sbirro in macchina, non avremo le stelle e potremo farci i cazzi nostri e farci i giretti con gli sbirri, raga. Ovviamente se vi fermate, lo sbirro capirà che c'è qualcosa che non va, prenderà coscienza e a quel punto scenderà dal veicolo e vi sparerà dopo circa 15 secondi. Ci dovrà pensare un pochettino perché non capirà cosa sta succedendo e poi inizierà il delirio. Guardate bene, ci pensa un attimino, poi forse dopo un pochettino dice: ah cazzo, ma tu mi hai rapito, attento. E niente ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video e alla prossima. Sbada bam.